Gusella torna a Milano, cosa rappresenta per voi questo opening? È un orgoglio perché il marchio Gusella è famoso fin dal 1932, ha accompagnato generazioni di persone, insomma è un marchio che evoca una storicità per la città, improntata alla migliore realizzazione artigianale, un prodotto molto buono, fatto interamente in Italia, sia calzatura che abbigliamento, quindi aver riportato così alla luce il marchio Gusella è un orgoglio. Perché avete scelto proprio Corso Garibaldi? È una zona in crescita, è una zona molto ben frequentata e credo che sia anche coerente con l'alto target che uno vuole avere come clientela, visto il prodotto. Gusella ha trovato una sorta di cavaliere bianco in Dragon Claw Enterprise. Ci vuole raccontare qualcosa in più di questo gruppo, dove opera, cosa fa? Sì, allora Dragon Crowd è un gruppo di Hong Kong, è stato trovato, diciamo così, da un advisor in Italia che, interessato all'heritage del brand, ha completamente rilevato il marchio con l'obiettivo di rivalorizzare il prodotto e soprattutto internazionalizzare il marchio, che prima era prevalentemente una realtà italiana. Quindi negli obiettivi di Dragon Crowd c'è quello, dopo le aperture italiane, di andare a sviluppare il mercato estero, soprattutto nel Far East. Quali saranno le linee guida principali del business plan di Gusella per i prossimi mesi? Innanzitutto dobbiamo mettere a punto il prodotto, perché abbiamo ripreso i contatti con i vecchi fornitori, quindi i vecchi produttori. Dopodiché individuare delle location coerenti, diciamo nelle principali città italiane, che potrebbero essere Venezia, Firenze, Roma. Dopodiché incominciare a fare lo sviluppo nel Far East. E ci sarà anche uno sviluppo a livello europeo? Nelle intenzioni c'è quello di fare lo sviluppo europeo, sicuramente diamo prevalenza un pochino allo sviluppo del Far East. E invece per quanto riguarda a livello di discorso prodotto, la gamma di prodotti Gusella si amplierà, avrete solo scarpe o anche abbigliamento, giocattoli e altro? Rispetto al passato avremo un nostro brand anche sull'abbigliamento, quindi avremo delle collezioni di abbigliamento studiate per noi, disegnate per noi da una stilista, Paola Manassero, che saranno coordinate con il prodotto calzature, quindi nel mix prodotto avremo circa un 70% calzature e un 30% abbigliamento. Quale sarà il target di riferimento e dove avverrà la produzione? La produzione è tutta italiana, il target di riferimento, come dicevo, è alto e il range taglie e fasce d'età va da 0 a 6 anni per il momento. Appoggerete per l'abbigliamento qualche licenziatario in particolare? Sono in corso alcune trattative, per il momento noi abbiamo dei nostri laboratori che realizzano per noi.